Buonasera cari telespettatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Elba Press. Apriamo, come ormai di consueto purtroppo, con i dati del Covid-19 registrati oggi sul territorio dell'isola d'Elba, la comunicazione che ci viene dal presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità. Sono 40 i nuovi positivi riscontrati sul territorio albano nella giornata di martedì 25 gennaio, dopo i 137 tamponi molecolari eseguiti ieri. Ecco i casi divisi per ogni comune. A Capoliveri 1 a Porto Azzurro, 4 a Campo nell'Elba 15, a Portoferraio 12, 4 anche a Marciana, 2 a Marciana Marina, 1 a Rio e 1 non residente sull'Elba. Oggi sono stati eseguiti 141 tamponi molecolari. A darne comunicazione è Angelo Zini, presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità. Il 27 gennaio invece si terrà il primo webinar che è organizzato dall'Associazione degli Albergatori Elbani in collaborazione con la Banca dell'Elba e con la Gestione Associata del Turismo per parlare di HBenchmark che è la piattaforma che riceve i dati gestionali direttamente dalle strutture ricettive e attraverso questi, aggiornati in tempo reale, permette di ottenere informazioni complete ed affidabili sui flussi delle prenotazioni relative allo storico degli ultimi due anni e a quello che sarà l'anno a venire. Ci parla approfonditamente di questo argomento la direttrice dell'Associazione degli Albergatori Albani, Cristiana Guerrini. Questa piattaforma che è nata l'anno scorso, che si chiama H Benchmark, che è un osservatorio della destinazione turistica. L'anno scorso il progetto è stato sostenuto dalla Banca dell'Elba e ha permesso di inserire in questa piattaforma le prime 20 strutture. Quest'anno l'Associazione Albergatori ha dato il proprio contributo insieme con la Banca dell'Elba e con la gestione associata. Contiamo di avere... Circa 80 strutture che fanno parte di questa piattaforma. In cosa consiste HBenchmark? HBenchmark eh, prende i dati eh, delle strutture ricettive dai gestionali in maniera anonima e sicura e attraverso degli appositi algoritmi li elabora. Che cosa viene fuori? Vengono fuori. Tutta una serie di statistiche. È possibile vedere le singole destinazioni, da dove arrivano i clienti, eh, che caratteristiche hanno, se sono famiglie o se sono giovani o se sono eh, single, gli stranieri eh, qual è la nazione. Non solo, ma ti dà anche delle, eh, degli indicatori sulla capacità reddituale delle singole camere. Quindi in quel periodo, in quel determinato momento, la tariffa che io applico è eh, competitiva con eh, i competitor, scusate la ripetizione che io ho preso come riferimento, è adeguata al tipo di persone che ho, è adeguata alla mia occupazione delle camere, quindi mi fornisce anche degli indicatori finanziari che a volte sono indispensabili per accedere al credito bancario. Quindi questo progetto a noi ci permette di avere in tempo reale la fotografia dell'isola delba senza più basarci solo sul sentito dire cioè su delle impressioni ricavate dal mondo economico ovviamente ogni singola struttura potrà vedere i report della sua attività a livello complessivo ci sarà un capofila che potrà analizzare il, la confluenza di tutti questi dati in un'unica piattaforma e questo permetterà di realizzare in tempo reale, magari anche delle campagne promozionali specifiche per poter andare a incrementare l'eventuale pubblicità in quelle zone dove in quel determinato momento si verifica e si è evidente un calo di presenze. Quindi avremmo con 80 strutture mentre con 20 il dato è ancora approssimativo: 80. Dovrebbe rappresentare almeno un dato praticamente corrispondente alla realtà e il 27 organizzeremo il primo webinar nei confronti delle strutture che fossero interessate a entrare a far parte di questa piattaforma. Anche questo anno, grazie appunto al contributo nostro della Banca dell'Elbe e della Gestione Associata, l'adesione alla piattaforma sarà gratuita per chi vorrà utilizzarla. Cambiamo argomento e parliamo di trasporti marittimi. È arrivato sul porto di Portoferraio il traghetto Antonello da Messina che sostituirà momentaneamente l'Acciarello nella tratta fra l'Elba Piombino e viceversa naturalmente per la compagnia Brunave. È arrivato al porto di Portoferraio il traghetto Antonello da Messina, di proprietà della Siremar, noleggiato dalla compagnia Blu Nevi, per entrare in servizio sul collegamento regolare sulla tratta Portoferraio-Piombino. Dopo aver effettuato le prove di attracco, l'Antonello da Messina navigherà al posto dell'Acciarello, che a sua volta si trasferirà in cantiere per i lavori di manutenzione e affiancherà il Vesta sulla linea tra l'Isola d'Elba e l'Italia continentale. La nave ha una lunghezza di 71,15 metri, una larghezza di 14 metri e una stazza lorda di 1.643 tonnellate. Può ospitare fino a 737 passeggeri e 70 veicoli e può raggiungere. La velocità massima di 16,5 nodi. Abbiamo parlato e nei giorni scorsi, e ne parleremo per i prossimi giorni, del forum giovanile dell'arcipelago toscano. I ragazzi hanno lanciato cinque temi che riguardano il. Trasporto pubblico locale. Sono temi che devono andare a migliorare quello che è il servizio che il trasporto fa sull'isola d'Elba e nelle isole dell'arcipelago toscano. Sentiamo qual è il primo. Il forum giovanile dell'arcipelago toscano invia brevi approfondimenti su ognuna delle cinque richieste fondamentali in tema di trasporto pubblico e sulle quali scrivono continuiamo a registrare totale silenzio da parte delle amministrazioni, eccezione fatta per quelle di Portoferraio e Marciana Marina. I temi che lanciano i ragazzi sono zona urbana unica, sistema a due livelli e orari, corse notturne ed estive, sostenibilità ambientale, manutenzione. Quella di oggi è la richiesta per la zona urbana unica. I ragazzi dicono che nonostante si tratti di un territorio unito e coeso sul quale è imprescindibile spostarsi tra i comuni come in città ci si sposta tra quartieri, l'Elba viene considerata a tutti gli effetti una zona. Connotata da collegamenti extraurbani. Ciò significa che legalmente l'esigenza per uno studente campese o per un ragazzo riese di andare a Portoferraio è stimata pari all'esigenza di un livornese di spostarsi a Pisa. Questo fatto, che potrebbe sembrare una formalità, in realtà comporta un aumento enorme dei costi degli abbonamenti poiché considerati come servizi non indispensabili e dunque più dispendiosi, con enorme danno al diritto allo studio o alla socialità dei residenti fuori Portoferraio. Inoltre il riconoscimento di uno status unitario ed urbano imporrebbe nuovi standard di frequenze e qualitativi con un gran miglioramento nell'efficacia del servizio. Chiediamo pertanto ai comuni di scrivere alla Regione Toscana per sollecitare questo doveroso e ragionevolmente necessario intervento. E adesso c'è la pubblicità, cari telespettatori. Ci vediamo subito dopo. Avvia il 30 gennaio al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, dal titolo Le Domeniche a Teatro. Quattro appuntamenti per sognare e stimolare la fantasia la domenica pomeriggio con inizio alle ore 16 e questo fino al 6 di marzo, un programma che nasce come sempre dalla collaborazione fra l'amministrazione comunale di Portoferraio e la Fondazione. Toscana spettacolo. Ad aprire la rassegna, domenica 30 gennaio alle 16, il format teatrale musicale per bambini e adulti, Ansel e Gretel, fiabe in jazz. E adesso un consiglietto: per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le pubblicazioni video di questa testata giornalistica di Elba Press, e che tutti i giorni pubblichiamo. Sulla piattaforma YouTube eh, sia i video che il telegiornale vi raccomandiamo di fare così: andare su Elba Press, iscriversi alla pagina, cliccare la campanella che eh, vi segnalerà ogni qualvolta ehm, la redazione pubblicherà un video oppure un telegiornale in modo che voi non perdiate assolutamente niente di quelle che sono le immagini. Comunque, i video che Elba Press giornalmente vi propone. Vi raccomandiamo di farlo e ve ne siamo grati se lo farete. Ve lo ricorderemo per qualche giorno, tutte le sere nel corso del telegiornale. Che ritroverete eh, alla prossima edizione, naturalmente, se vorrete. Grazie per essere stati con noi.